Un saluto a tutti e benvenuti a questo nostro appuntamento, al nostro ritorno con la serie dedicata a Totò e Peppino, naturalmente, qui su Farming Simulator 22. Come sempre ringrazio i moderatori, le moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che naturalmente vi iscrivete ai miei canali social. E se non lo avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link per seguire i miei canali social, ma anche trovate il link per acquistare i giochi scontati in multipiattaforma fino al 70%, e naturalmente vi invito a visitare il sito www.ipianibio.it, che vedete il logo in alto qui a sinistra del vostro schermo. Visitate il sito www.ipianibio.it e saluto naturalmente tutti coloro che stanno iscrivendosi ai miei canali social. Allora ragazzuoli, vediamo un attimino cosa c'è da fare, perché qui ci manco da molto molto tempo. Allora, qui abbiamo diverse situazioni. Allora, vediamo un po'. Allora, mi ricordo, se non ricordo male, ci sarebbe da trebbiare i campi di Peppino, quindi ci facciamo un saltino, andiamo alle produzioni di Peppino e vediamo un po'. Effettivamente ragazzoli, ci manco da un bel po' di tempo, quindi ci sarà veramente un botto di cose da fare. Vedremo un attimino in questo episodio naturalmente quello che riusciremo a combinare. Allora, stavo pensando, fra le altre cose, di sostituire questa pizzeria, quella standard, con la mod di Nick, che saluto naturalmente. November Yankee Kilo Kilo si scrive NYKK e numero 3. Quindi bando alle ciance, vediamo un po' se riusciamo a posizionarla. Allora, vediamo prima se ce l'abbiamo la produzione, perché spero di averla caricata, altrimenti la faremo in un secondo episodio. Mi sa che forse mi sono scordato, sì. Sì, vabbè, allora per il momento ci limitiamo soltanto a trebbiare un pochettino. Poi qua abbiamo anche la nostra premiata industria del caffè Patacca, il caffè che spacca. E a proposito di caffè Patacca, saluto gli amici di Twitch, la Zappa Storta, Kaiman Lore, Macio King 82, il mitico gran maestro Jason Farmer, oltre naturalmente a tutti gli amici e le amiche, la Ginny, la nostra guerriera underscore gg, la Jenny, la nostra Ginny, la nostra comandante Eliza e tutte, naturalmente tutte voi e tutti voi che mi tenete compagnia e che mi venite a fare anche un salutino. Oui là, buon pomeriggio, Matt 8327 7351, buon pomeriggio e buona settimana, KK Roigero. Allora, quindi vediamo un attimino, mi sa che il prossimo episodio, ragazzuoli, non mi devo scordare, dobbiamo assolutamente sostituire la pizzeria, quella di Defu, e mettiamo la produzione del grande Nick, come vi ho anticipato nella prima parte del video. Quindi salutiamo il nostro Matt 8327, gli diamo il bentornato, benvenuto. Benvenuti a tutti quanti. Quindi diamo un'occhiatina alle cose da fare. Ui, i piani, ragazzuoli, abbiamo l'onore e il piacere di avere il dottor Ipiani. I piani bio, mi raccomando, come ho detto all'inizio
di questo video, naturalmente vi invito a visitare il sito www.ipianibio.it. Mi raccomando, acquistate con fiducia, amici di YouTube, voi lo sapete. Naturalmente, come sempre, vi invito ad andare a visitare ovviamente il suo sito internet e acquistate se volete mangiare la roba buona. Wagyu, assolutamente dovete andare dai Piani Bio e vai con lo spotti. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Quindi, cosa stai aspettando? Visita il sito www.ipianibio.it e soprattutto acquistate con fiducia. Tutto bene carissimo, buon inizio settimana, naturalmente, anche se siamo a settimana abbastanza avviata qua, naturalmente noi ci diamo il buon inizio della settimana. E quindi voglio, oggi io direi di raccogliere il mais dal campo 6, perché è parecchio tempo che questo poi deve andare nelle produzioni della fabbrica di cereali, sì, che dovrei aver installato. Quindi qua ci abbiamo il caffè patacca. Caro Giglio, spero qualche volta di beccare te in live. Ovviamente tu hai dei tempi un po' più particolari, quindi diciamo così, non riesco sempre a beccarti, e quindi però ci ho attivato le campanellozze. E voilà. Caro Giglio, com'è il tempo lì da te? Oggi qua dalle mie parti è un po' nuvoloso e fa venire la pundria, come dicono quelli che parlano bene. Un po' di malinconia, però ci sta. Fa freschetto, considerando che siamo a marzo inoltrato, e la cosa è un po' stranocchia, stranicchio, stranucchio. Ah, meno male. L'importante è che tu, vabbè, tu c'hai la situazione tua là, e quindi è il minimo che tu possa fare ogni tanto fermarti un pochettino, anche se mi rendo conto che è difficile. Comunque, caro I Piani, caro Giglio, devi sapere che se passi su YouTube vedi che ci sei come in introduzione ai miei contenuti su YouTube, ma anche qua su Twitch ovviamente. Ui, Guaiuni, è arrivato zio Luciano. Aspettate un momento che devo fare una sbattutella di mani. Devo fare una bella scuccatella di mani. Quindi facciamo un bel applauso, vediamo un po' se funziona. Allora, vai qua, iniziamo subito. Facciamo un po' di, come si dice, un po' di benvenuti. Ok, allora, qua troppo. Willa Moreno, buon pomeriggio. Iniziamo con i salutozzi con Sir I Piani Gaming. www.ipianibio.it. Poi salutiamo il nostro Luciano Ale. Poi passiamo a salutare il nostro Moreno Ale. Eh,
Allora, qui mi dice che scoccatello di mano non va. Allora, caro Morino, come vedi, sono ritornato alla vecchia serie, quella lì di Totò e Peppino, e vaggiù, oggi c'è veramente un sacco di cose da fare. We have to do a lot of things here. Hi everyone, welcome to the stream. Thank you so much everyone. Thank you my friends. Allora, vediamo un po' se riusciamo anche a fare, a risolvere questo problema. Mozzo, volo, volo. Vediamo un po', allora. Vediamo un po' se c'è. No, mi sa che non c'è. Sì, infatti mi sono scordato. Je me suis scordé. Tutto in live, ragazzuoli. Thank you so much, my friends. Morino, comunque, ho visto. Grazie ancora per il messaggio. Stai messo abbastanza bene per quanto riguarda il segnale. Eccoci qua. Allora, poi facciamo così. Ecco qua. Allora, vediamo se funziona. Vediamo. Altrimenti non ho capito pur qua. Comunque, ragazzuoli, buon inizio di settimana, naturalmente. Dovrebbe funzionare adesso. Oh, via! Tutto in diretta, ragazzuoli. Abbiamo fatto la giusta mount. Ui, carissimo Dennis! Buon pomeriggio a te, da quanto tempo non ti sentivo. Alla fascia di bicarbonato di sodio. Ragazzuoli, ci è venuto a trovare niente popò di meno di Mr. Dennis e Tuzze Tuzze. Oppala. Vai, vediamo se riusciamo a raccogliere qualcosina qua. Oh, caro Morino, amici ed amiche di YouTube, dovete sapere che io questi giorni mi sono cimentato nel andare un attimino a, come dire, a modificare alcune mod, o meglio a riadattare secondo le mie esigenze alcune mod. E ragazzi, vi assicuro che non è per niente facile. Quindi, come dice anche Moreno, naturalmente quando provate una mod non dimenticate di lasciare un bel voto. Mi raccomando, 5 stars naturalmente, fatelo in particolare con i modders italiani, perché ragazzi, vi assicuro che non è per niente facile far funzionare le mod. Quindi mi raccomando, se ovviamente se avete qualche suggerimento, mi raccomando, contattate i modders. È arrivata la nostra guerriera, quella di cui vi ho parlato all'inizio della live, che ho salutato, ragazzi. E salutiamo anche la mitica Jenny. Buon pomeriggio a te, carissima, e buon inizio della settimana. E a proposito di buon pomeriggio, saluto anche l'amico Fernabus, o Fernabus 08, e vi invito ad iscrivervi naturalmente ai canali del nostro Morino, della nostra guerriera. Se siete appassionati di Fortnite, su Wagyu, andate a seguire subito la nostra guerriera, e mi raccomando, attivate le notificozze, come dice il Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi. Ci facciamo pure gli onori di casa alla nostra mitica, naturalmente. Mi raccomando, Wagyu, facete i bravi, andate a seguire la nostra guerriera, mi raccomando. E tuzzo, aiù,
fate i bravi, tuzzi tuzzi e l'ariola, pesce fritte e baccalà. E tu come stai? Voglio che stai buona, guerriera, tutto a posto, tutto a posto. Spero lo stesso di te, guerriera, voglio che stai buona. E scudo passissimo d'abba. E tuzzo e tuzzo, aiuto, e tuzzo e tuzzo. C'è un sacco di cose da fare. Oh, ecco qua, vai. Oggi dobbiamo fare un po' di lavorozzi qua. Oh, ma qua. Grazie, ma che se c'è una trincia potente sta lama sotto. Ma c'è la miseria. Questo qual è? Ah, la drago. Drago GT. Sembra molto. Fa molto quel. Come quel cartone animato degli anni 90. What's my destiny? I Gigi per la nostra guerriera, voglio, mi raccomando, attivate le notificozze, e chi non attiva le notificozze non mangia e non beve il caffè, patacca e caffè che spacca. Oppla, e qua siamo impazziti oggi, voglio. Ale e tuz, qua e tuz non ci sta, ragazzi. Oppala! Allora, mo che devo prendere? Ah sì, il rimorchian, yeah. Ragazzuoli, cosa portate di bello? Facciamo un buon giro. La nostra guerriera so che porta Fortnite All Night di Moreno. Mi pare che è uscito un video. Devo andare a vedere. E niente pastiera. Poi abbiamo il nostro Luciano. Insomma, oggi ho l'onore di piacere di avere un sacco di amici ed amiche. Quindi in questo canalozzo, in un piccolo canalozzo, no, da esiste. Allora sei la nostra eroina, nel senso che è eroa, la nostra eroa, e qua capiscono male. YouTube, Twitch, vai a vedere nel vocabolario italiano. Eroina significa una eroa femmina, non è quella cosa fetente e fetusa, come si dice da queste parti, quella cosa che fa male. Là, vai! Tuz! E chi non salta è un tuz e tuz. Ragazzi, fate fare una liscia carcarozza anche al nostro pandozzo. E tuz e tuz. Alla salute. Senti. Ah, è bella fresca, voglio. Temperatura ambiente, niente male. Vai Pandozzo, vai, idratati Pandozzo, su vai Pandozzo, gnò ammappo. Oh, chi è? What's my destiny? Dragon Ball. Bravo Pandozzo, trinca. Yambo, forse la lama che trincia? Sì, azza, una lama che trincia. Questa è proprio saporita, cioè è buona. Abbiamo messo anche, mi ero proprio dimenticato, cacalato, che fra le altre cose avevo anche messo un bel po' di alveare in quest'area. Quindi, come stanno le cose, dovremmo produrre un bel po' di miele, che poi diventa sale. Se siamo in riva a mare, un'onda ci accarezzerà.
faccia un bel applauso a tutti. Un bel applausition a voi, insomma, come dice Morino, che a tutti voi che siete così pazienti con lo zio Nabben e Tutsen e Tutsen, mi raccomando, iscrivetevi ai miei canali social, che li trovate naturalmente sia nelle descrizioni del video, ma anche li potete scoprire guardando nella parte bassa del vostro schermo. Ci sono dei banner dove esce YouTube, Facebook ci sta, Instagram, TikTok e chi più ne ha più ne metta. Mi raccomando, datemi seguiti e soprattutto voi amici di YouTube, naturalmente non dimenticate di attivare le notifiche. Vediamo un po' una cosa, se funziona. Allora, cosa ho caricato? Ecco qua. Ah sì, l'episodio 20 del Ritorno alle Origini, che Moreno c'era, e ve lo posso assicurare che c'era il Moreno sempre. Eh sì, dopo mi sa che mi continuo a vedere se riesco a modificare una mod qua giù. Stavo cercando, Morino, di sostituire praticamente i suoni di alcuni trattori standard con quelli lì che si trovano, i prefab, diciamo così, e non è facile, non è affatto facile. Infatti una piccola modifica la sono riuscita a fare al mezzo di Peppe978, che saluto naturalmente e vi invito a seguire anche il suo canale YouTube, cercatelo anche su Google, e praticamente diciamo così, in maniera molto approssimativa, installato dei lampeggiatori sul Turbo Star. Infatti vorrei suggerirò a Peppe eventualmente di tenere in considerazione il suggerimento di installare i lampeggiatori, perché per quelli che come me praticamente nelle proprie serie utilizzano prettamente i mezzi di Peppe978, il lampeggiante, diciamo così, ci torna utile soprattutto quando ci si sposta. Ho trovato di girofaro, ovviamente darò questo suggerimento a Peppe, ma sono certo che la prenderà in considerazione, quindi vi farò vedere maccheronicamente in uno dei prossimi episodi, vi farò vedere un attimino come l'ho conciato. Non chiedetemi ovviamente la mod, perché sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di Peppe. Quindi se e quando Peppe 978 riterrà opportuno far uscire la mod eventualmente con i lampeggiatori, allora sarà, diciamo così, un grande evento per noi amanti delle sue mods, oltre naturalmente al Fiat Agri, insomma tutti quei trattori, insomma tutti i mezzi che all'inizio della carriera, voglio, vi assicuro che fanno la differenza e facciamo la differenziata. Ma già fatta una capiglia, c'era così. Ragazzuoli, voi come siete messi? Avete già fatto carica caffeina? Io qua mi sa che dopo lo vado a fare un'altra volta, Eh sì, ho sorseggiato giusto un po' di caffè prima di venire in live. Detto da Totò e Peppino, che fra le altre cose l'avevo promesso a Moreno che avrei riportato questa serie, quindi credo di aver mantenuto la promessa, insomma promessa mantenuta, tutta a posto, aiuni.
Allora, abbiamo messo anche la mod Double Healed, quella che ci fa raccogliere il doppio. E vediamo un attimino come va. Credo che stia funzionando qua, eh. Credo stia funzionando. Ovviamente ogni sabato per gli amici di YouTube vi ricordo che uscirà un episodio, un nuovo episodio di Trader Life Simulator 2. E naturalmente ringrazio tutti coloro che si iscrivono al canale e ringrazio anche ovviamente, come sempre faccio, insomma, tutti gli amici e le amiche. Thank you so much everyone. Ci abbiamo quasi finito. Saluto anche Mister La Zappa Storta, come detto all'inizio. Saluto un po' a tutti quanti, così nessuno si piglia collera. Ok, Parisher. Ok, Parisherò. Mi raccomando, quando lasciate il canale, naturalmente lasciate un salutino, che è sempre, sempre gradito, oltre ad essere naturalmente una forma di educazione. Allora, questo me lo ricordo. Questo me lo ricordo. Allora, cos'altro c'è da fare? Perché mo... What we have to do? C'è ancora un altro campo da trebbiare. Sì, però quasi quasi mi lavoro questo campo qua. Allora, qua abbiamo raccolto il mais, già mais. Ma dobbiamo raccogliere, mi pare, ci abbiamo colza, frumento, mi pare. Ma ci lavoriamo i campi che si trovano vicino al campo base. Wow. Tranquilla, non ti preoccupare, i piani non era riferita a te, ci mancherebbe. E in generale così, che come dire, fa sempre piacere un salutino quando si lascia qualcuno un canale. Se pure andate da qualche altra parte non vi preoccupate, tanto si utilizza un termine che si chiama consapevolezza. Quindi non vi preoccupate, sono consapevole. Esciamo un po' di produzione B, facci la miseria, qua c'ho pure il campo 13. Tranquille piani, non era con te che ce l'avevi andata qua. Lo so, noi siamo persone adulte, quindi noi siamo molto più attenti, ma ci sono altre persone che magari, come dire, per non... Forse lo fanno per non farmela prendere il fatto che vadano da qualcun altro, da qualche altro canale. Ma a me sinceramente non è, come dire, mi tocca fino a un certo punto, perché poi ovviamente si sa, ognuno ha le sue preferenze, però insomma mi fa soprattutto piacere, insomma, che mi passate a salutare. Questa è la prima cosa. This is the very first thing. Ok, allora questo lo dobbiamo sgancia. Ok, allora noi ci andiamo a lavorare il campo 12, sì, il campo 12, che sarebbe questo qua. Ah, infatti pure io faccio la stessa cosa, anche io non sempre sto sempre nello stesso canale, infatti cerco di fra virgolette rotazione, di stare un po', di essere presente un po' in tutti i canali, infatti non sempre sono presente nello stesso canale, proprio per questo fatto qua, proprio perché è bello, diciamo così,
Farsi fare compagnia, ma fare anche compagnia negli altri canali, quindi è tutto caparocere. Infatti pure io non sempre sto nello stesso canale, quindi faccio pure io le turnazioni, il turnamento, come dicono i francesi. Allora, però prima di fare ciò mi sono scordato allora vediamo un attimo come siamo messi con le produzioni. Allora, intanto andiamo a recuperare il tratturiello. Il tratturiello, come dice la nostra guerriera underscore GG, cercate su Google www.gg, anzi gigigno. Oppla, scusi, mi fa attraversare, su, grazie. Roll speed. Allora, vediamo un attimo le produzioni, vediamo se abbiamo attivato anche l'autosalvataggio. Aia, ma mi scordavo di fare una cosa giusto. Allora, produzioni, questo ci abbiamo, questo è il coso, mi sa che aspetta un momento. Allora, la fabbrica di caffè sta abbastanza bene. Cereali pieno, ok, e quindi mi sa che questo lo dobbiamo depositare. Farina di mais, le farine di farro qua non le fanno, ragazzi. La farina di farro buona la trovate solo dai piani bio, www.ipianibio.it. Zio Dab, tu naturalmente in rendering campanellina e fai uscire anche lo sponsor a schermo pieno, come si fa sempre durante i video su YouTube. Amici di YouTube, come sempre, voi sapete già, la roba buona la trovate là. Buona italiana, scendo. Allora, ritornando a noi. Allora, no, questa l'andiamo a depositare, ragazzi. L'andiamo a depositare perché al momento abbiamo la produzione un po' intasata. Ecco qua, abbiamo aumentato anche il tempo di la velocità del tempo, perché così portiamo avanti anche un po' le altre produzioni. Quindi, prossimo episodio, ragazzuoli, andiamo a mettere la pizzeria di Nick a posto di questo ristorante dove si vendono le cose, perché lo avevo già promesso in un'altra serie. Ho provato la mod, quella là, la mod quella per produrre l'acqua, ragazzi, vi assicuro che vi fa risparmiare un sacco di soldi, soprattutto nella produzione dell'acqua. Se avete tante serre con 90.000 litri di neve che voi la raccogliete durante il periodo invernale del gioco, se non avete attivato la season, la cosa della stagione, vi invito a farlo, perché praticamente voi andrete a risparmiare veramente un sacco di soldi. E la neve ovviamente cadrà in abbondanza, quindi magari vi toccherà soltanto trovare un attrezzo adatto che vi permetta di poter caricare questa produzione. E la produzione si chiama Water Snowmel è un'altra cosa, comunque Snowmel, e vi produce, ho detto, con 90.000 litri di neve che ve la fate a gratis, potete tranquillamente produrre 500.000 di litri d'acqua. E poi, se siete pratici, potete anche modificare
l'XLM potete anche incrementare il quantitativo di input ed output. Mi raccomando, ovviamente, quando effettuate queste modifiche non fatele girare, perché ovviamente risulterebbe, dal mio punto di vista ovviamente, poco corretta nei confronti dei modders. Quindi le modifiche, quando le fate, fatele per voi, o eventualmente evitate, se proprio voleste passarle fra amici, fatelo, ma non le pubblicate, mi raccomando, perché ripubblicare il materiale di altre persone, insomma, non è corretto. E poi, insomma, si può incappare anche in qualche causa civile. Quindi siate sempre rispettosi dei modder, naturalmente. E io vi farò vedere il mezzo del Peppe 978, che, come vi ho anticipato, gli ho messo un po' di lampeggiatori perché mi servivano. Ecco qua. Allora, mo. Però qua mi servirebbe il GPS. Vediamo un po' se l'ho caricato qua. Ok, mettiamolo, perché mi torna utile. Ovvio, allora abbiamo speso 15.000, ma ne vale la pena. Allora, vi faccio vedere, a proposito del GPS, sto sperimentando da diverso tempo una modalità ok, i piani, grazie a te naturalmente di essere passato. Amici ed amiche di YouTube, naturalmente visitate il sito www.ipianibio.it. ok, allora salutiamo naturalmente il nostro i piani, facciamo partire lo spot e naturalmente alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio i piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie. Acquistate dai Piani Bio. I Piani Bio. Mi raccomando, caro i piani, grazie ancora di essere passato. Un saluto, saluta da parte mia a tutti i collaboratori della vostra mitica azienda, come faccio tutti i sabati naturalmente, quando faccio uscire un nuovo episodio di Trader Life Simulator. Quindi saluto a te e saluto naturalmente tutti coloro che fanno parte dell'azienda. Ritornando a noi, allora c'è una modalità che si chiama A più capezzagna, cioè il punto di partenza con la capezzagna. Vi faccio vedere una cosa, è comodissimo. Schiacciamo qui e gli diamo 0 gradi. Dopodiché, se l'allineamento non è corretto, quindi le linee che sono a terra le trovate nel senso orizzontale, vi basterà digitare, quando andate a fare le impostazioni, digitare 90 gradi e quella la linea si troverà dritta. Ok, allora linea in disabilità, ok, perfetto. Adesso naturalmente CTRL X, mettiamo la visuale in prima persona e vai. Ecco qua. Morino mi ha scritto una cosa. Ok, va bene. Scrivimi, mandami un messaggio, poi appena ti rispondo. Ho capparo. Comunque bravo Morino, mi è piaciuta la grafica che hai fatto al Canalos. Bravo, mi è piaciuto. Ha fatto una bella grafica
l'umorino che prossimamente andremo a smisciare. E perché non andiamo a scoiazzare? No ragazzi, Moreno non si copia Moreno. Non si copia. Allora qua ovviamente devo togliere la funzione. Poi ci sarà. Ah! Comunque riguardando quella cosa che ti ho scritto poi stamattina, ci sono proprio dei router appositi. Se riesci a trovarne uno che ti permette di utilizzare un'antenna esterna è meglio ancora. Spendi qualcosina in più, però non hai problemi di schermatura per quanto riguarda i muri, tutte queste cose qua. Con quella lì magari, se riesci a montarla su un paletto, anche sul balcone, oddio, meglio se la metti magari dove c'è l'antenna della TV. Comunque un'antenna per ricevere le frequenze, quelle là telefoniche, oppure ti basta mettere la prolunga con l'antennina, quella lì che ti esce con questo router qua, e almeno hai un segnale migliore sicuramente rispetto a quello che hai, diciamo così, chiuso fra le mura di casa. Oh via. Vai da Morino. Attiva la notificozza. Che ti fa divertire. Mi sono scordato di caricare la produzione del maestro Nick, caro Morino. Lo provo con la coda dell'occhio. Infatti ho detto, prima di partire in live, ho detto io porto la produzione, metto in funzione la produzione del maestro Nick, solo che poi ero convinto di averla caricata, selezionata, quando in realtà invece l'avevo selezionata in un'altra serie, che beh, serie, in un'altra mappa che mi sto facendo così per spasso. E infatti prossimo episodio sostituiamo il punto vendita pizzeria Ciao Bella con la pizzeria di Nick, così iniziamo anche a vedere un po' le gallinozze. A proposito di galline, mamma mia, c'è un sacco di cose da fare qua. Come finisco di trebbiare sto campo, poi devo andare a dare un'occhiatina là sopra come stiamo messi. Morino, tu se hai bisogno di sistemare quella mappa, non ti preoccupare, mandami il file e io cerco di sistemartelo. L'unica cosa, quando mi mandi il file di salvataggio c'è una cartella vehicle, non mandarlo, oppure semplicemente, come è capitato l'altra volta con la mod quella là di Easy Developer, puoi acquistare i mezzi e puoi anche rimettergli i chilometri, cioè le ore d'uso, come mi è capitato anche a me, perché avevo alcuni mezzi buggati, quindi ho dovuto, per ripristinare più o meno la serie, una serie, ho dovuto fare sta cosa qua, quindi riprendi i piccioli da mani, li recuperi. E sei più tranquillo. Mo qua prossimamente su questo campo qua dovrei piantare
Ah no, le barbabietole stanno là, dall'altra parte. E allora questa ci facciamo qualche altra cosuccia. Sì. Oh, via su. Opla. A proposito, ragazzi, se volete dare una mano a Morino, lui come Mister Aieie sono due affiliati della Giants. Vi invito naturalmente a visitare i loro profili, i loro canali, a visitare i link di affiliazione. Naturalmente, se potete, dategli una mano, sia a lui che a Morino, a Mister Aieie. Comunque oggi c'è anche Morino, quindi andate tutti nel canale YouTube di Morino, sui canali social, visitate i link della partner che trovate nella descrizione dei suoi video e mi raccomando, facciamogli arrivare la partner d'oro, visto che ultimamente la Giants gli ha già passato un anno, Morito, quando ti hanno mandato la targhetta, la Giants. L'annetto, mi pare era l'anno scorso. Mamma mia. Pare. Boh, comunque ragazzi, diamo una mano a Moreno, visto è così. Insomma. E poi ovviamente se volete dare una mano a me, nella descrizione del video trovate il link per acquistare giochi scontati in multipiattaforma. Se vi va naturalmente, poi iscrivetevi ai miei canali social, perché se tutto è gratuito, gratuito, e tu se tu sei, e tu se tu a mappa, ho la vaga impressione che tutti e l'aria là, devo ridurre un po' la situazione, la situazione, donde sta? È il Morinoschi, è il Morinesti, Morinesti, Tunzi Tunzi, ja, ich gehe nach Rom zu fahren, ja. Allora, vediamo un attimino una cosa. Allora, andiamoci a fare una passeggiatina dalle Galinozen. Questo poi me lo controllo. Faccio. Ui, carissima! Buon pomeriggio, buon inizio della settimana. E tuzzi e l'aria. È arrivata la Ginevra. Cinni cinni l'aria. Facciamo tutti ginnastica. 73-51, buon inizio della settimana, KK. Allora, ragazzuoli, andiamo a vedere com'è la situazione. La situazione dalle Calinosse. Allora, scendiamo, poi ce la finiamo di rendere bianca, magari nel prossimo episodio. Qui sempre dedicato al nostro Totò e Peppino. Pepepem. Allora, vediamo un attimo le produzioni. Allora, qua è tutto pieno, ok, abbastanza acceso, vediamo, sì, ok, qua sta a posto, qua sta sulla porta d'ingresso che sta davanti, tutto bene carissima, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci conoscono, sembra Radio DAB, Radio DAB sono le ore 15:57 minuti, l'ora esatta è offerta da Caffè Patacca, il caffè che spacca. Ah, qua ci mancano un sacco di tempo. Ragazzuoli, quante ore spese per sistemare qua? Allora, vediamo un po'. Questo ovviamente prende spunto
dalla serie quella lì, la Zapaland. Allora, qua ci abbiamo la situazione automatica a 250.000 in totale di tre prodotti, più mi pare 50.000 di magime minerale. Allora, qua Kalinotsen, vabbè, questi sono ancora giovincelli. Questo qua è già sufficiente. Quanti mesi ci hanno le Kalinotsen? Ne ha un po'. Ah, solo 20 mesi. 10 mesi. Anzi, che sarebbe produzione di più? 6 mesi, mamma mia. Ebbè, sono ancora giovincelli. Oui, monsieur le président, buonasera a tutti e tous. Buonasera, ragazzoli, è arrivato. È arrivato il presidentissimo. Casa pasto, porta la zappa sto. La zappa storta, Maurizio, Max, Luicen. Oh yes, oh yes. Tutta una cosa bella, tutta una fresca. Siamo tutti capparoggio. Buonasera a te, buon inizio della settimana. Con noi ci dovrebbe essere Mr. Luciano. Ale. C'è la nostra Ginny, c'è il nostro Moreno e Tunzi, c'era da qualche parte, c'è anche la nostra guerriera, vediamo un po' chi c'è. Ah, c'è, è passato anche il nostro amatissimo e amichissimo i piani bio, www.ipianibio.it. www.ipianibio.it. Accattate la roba dai piani bio e prenderete la roba più buona che c'è su tutta la fascia dell'universo. Oppala, questo è Pusci Pusci di Moreno. Ok, allora qua. Ah, qua non c'è Peppeniello, il nostro cacciottiello. Allora, vediamo un po'. Adesso si cambia in l'effusione qua. Allora, qua. Ah, questo Silos va in conflitto con questo, perché praticamente i due trigger sono collegati, quindi se caricate da una parte è come se stesse caricando nell'altra. Allora, vediamo un attimino. Vabbè, qua mi sa che, ah, qua abbiamo i vigneti, cacchio. Qua c'è l'uvetta, ma ce l'abbiamo i macchinari per raccogliere l'uva? Quasi quasi. Vediamo un po'. No, non ce l'abbiamo. Se mo volesse far arrivare da delivery. Oh, ok. Allora, ci mettiamo un po' a togliere un po' di olive. Le olive. Questa mi mancava, ragazzuoli. Mi mancava. Allora, GPS per il momento non ci. Mitas Continental, ultimamente le Continental mi stanno piacendo assai. Continental, ok, prendiamo questo qua. Ma ero scordato, c'è miseria. Ok, mamma mia, quando mi è costata. Ok, vabbè, ce l'ha portato il nostro corriere di fiducia. Allora, il cassone ce l'abbiamo? Non abbiamo il cassone, quindi ce lo facciamo arrivare direttamente dalle pendici del Monte Cucco.
Allora, buonasera Guaglioni e Guaglione, grazie come sempre di essere entrati nel canalozzo. Tutta una cosa bella, tutta una cosa fresca, cambio, cambio, cambio. Come fanno quelli sul canale 45. Cambio, cambio, cambio. E io pago. Beh, ci abbiamo due filari. Oh, dove la messi, carrello? Ci abbiamo due filari di uva, quindi teoricamente non dovremmo produrre tantissimo. Il nostro caschetto bene lasciato. Wow, ragazzi, fa proprio paura. E si sente che ha gas. E gas. Questo però non lo devo svuotare nei silos qua. Beh, quello se non l'accetta, lo dice stesso lui. Accetta tra set. Per quelli che non parlano la lingua napoletana, lingua partenopea, accetta, che in francese significa compra, in napoletano significa usci, accetta. C'è una certa assonanza con la lingua francese, perché la cultura partenopea, diciamo, la lingua partenopea è fatta di parecchie parole che arrivano anche da altre lingue, quindi lo spagnolo, il francese, mi pare anche arabo, greco, tedesco, l'ho detto. Comunque, diciamo che oltre naturalmente ad avere dalla lingua napoletana, ad avere delle parole che sono molto sintetiche, che possono riassumere un concetto in una sola parola. Quindi il bello della lingua partenopea è anche questa, che rispetto alla lingua italiana un concetto lo si esprime in una sola parola. Ok, allora iniziamo. Beh, proprio scordate. Allora, deve andare qua così. Ok, vai. C'è un'altra mod. È un mezzo russo, che adesso mi sfugge il nome. E quello praticamente ha il posto guida centrale. E quindi praticamente il filare deve andare in corrispondenza dello sterzo. Infatti quello l'ho provato nella serie Ritorno alle origini, l'ho acquistata, non l'ho ancora provata, ma vi assicuro che è molto maneggevole, oltre ad essere comoda, perché si centra in maniera molto più precisa e più decisa il filare, si cammina molto meno a cavallo, cioè più a cavallo, quindi è ottimo. Nel frattempo, peccato che non hanno messo la possibilità di poter monitorare in real time la posizione. Ad esempio questo monitor qua, che dovrebbe rappresentare i condotti d'ingresso dei filari, per esempio avrebbero potuto anche renderlo... No, che ho fatto? L'ho preso per le olive. E dici che se non raccoglie niente. Olive l'ho preso. Dicevo che mi aspetto e spero che in un futuro farming, eccolo qua, ve lo faccio vedere, eccolo qua, l'abbiamo proprio trovato, eccolo. Spero che in futuro la Giants, insomma, voglio prendere anche in considerazione il fatto di poter un attimino
rendere un po' più realistica la cosa, perché ci sono le mod però belle di base, ma sicuramente questi sono piccoli dettagli che possono fare la differenza. O magari se c'è qualche modder, ma non credo che sia fattibile sta cosa, che voglio dire, dovrebbero replicare il sistema di visione, quindi magari chissà che qualche modder in futuro o la stessa Giants possa valutare questa richiesta, che sarebbe una bella cosa, questo ovviamente dal mio punto di vista. Allora ragazzi, vi faccio vedere come funziona. Adesso noi ci mettiamo sul filare dove c'è, vedete, adesso noi siamo a cavallo, vi faccio vedere, e voilà, noi non dobbiamo fare altro che accendere e camminare. Questa è molto comoda, questa mod, ve la consiglio, caro Zappa, lo consiglio anche a te, perché è comodissima. Vedi, tu stai a centro, ma anche Salvo Farmer, insomma tutti voi che giocate a farming, vi consiglio di, se questa mod ci sta, sempre se è gratuita, altrimenti se c'è da pagare qualcosina, e magari siete appassionati a, diciamo così, ai vigneti, ve la consiglio perché è molto molto semplice da utilizzare. Ovviamente la capienza è minore rispetto alla trebbia, cioè al macchinario della New Holland, però sta di fatto che è più comodo. Vedete, vi mettete qua, potete anche mettere il GPS impostando, mi pare manualmente, la larghezza di lavoro, e poi ovviamente non dovete fare altro che mettervi a salire e scendere qua. Ma ci ho fatto una capigliaccia. Caro Zappa, dove sei di bello? Sei ancora a Byton? Oppla, saluto naturalmente tutti coloro che guardano i miei video, sia su Twitch che su YouTube. Allora qua fra poco dobbiamo svuotare il sacchetto qua. Ok, andiamo avanti. Ho saltato un filare. Oppla, iniziamo a fare le figuracce. Dicevo, sei a trabajo? E penso proprio di sì. Il presidentissimo, lui sta prossimamente, farà un viaggetto, andrà a fare il presidente, le super presidente, il presidentissimo delle presidentissime. Un bel viaggetto prossimamente. Ah, ok, quindi stai facendo i conti, i camps. Vai, vai, fammi vedere che sei capace di fare. T-Rex, bello il caschetto. Mi sono fatto il caschetto. Qual caschetto? Qual caschetto? Qual gigià? Gigettus, Gigettibus, are omnibus, lisciabus. Aspetta, questo me lo voglio mettere più indietro, sì. Thank you. A proposito, ragazzuoli, se volete potete anche dire a Pandozen di fare a lisce carcarozzi. Non faccio pure i lisce carcarozzi. Vai, vai, se senti, quando senti la botta, firmati. Popopuff. Ah no, questa scena di lato. Ecco, mi ero scordato. Ragazzi, questa è la prima volta che lo provo
la cena proprio ufficiale di questo mezzo. Vediamo un po'. Ecco qua. Vediamo un po'. Oppla. Un po' troppo. Un po' troppo sotto mi sono messo. Mi sono accostato un po' troppo, eh. Ok. Quindi. Ok, ok. Occapparocero, vai, ci facciamo quest'altro filare. Filantos. Quelli degli anni, quelli che sono un po' più grandicelli, Filantos o Filantos, sanno di cosa parlano. Vera Zappa? Ti ricordi tu di questo brand? Che mi pare che all'epoca, negli anni 80, anche un po' all'inizio degli anni 90, è andato parecchio in voga. Così come la Uniform. E che non è la U. Dell'alfabeto fonetico internazionale, o quello che in gergo si chiama alfabeto fonetico NATO, molto utilizzato anche nell'ambito delle radio, nel mondo delle radio. Filantos. Oppure Tuz. Ma questo vetto dove la vado a depositare? Me la metto nel silos. Eh sì. Oppla, mi sono distraggiuto. Je me suis distrait. E je me suis incastré. Sul filare mi sono incastrato. C'è tanto ragazzuoli qua della Zappaland su questa mappetta qua. I filari. Ma come l'ha fatto presidentissimo quella mappa, veramente bella. E quasi sicuramente sto progettando di riportarla, di fare una serie su YouTube, in modo tale da alternarla, fare un po' di alternanza, io. Oh, wow, questo è già 7 in vita, esce la miseria. Anzi, ma sono lunghetti sti filari, eh. Esce la miseria. Quindi qua, se considero che sui filari della Zappaland ne sono più di 20 qua, ci vuole una giornata per sistemare i filari qua. Che mappa, ragazzi, la Zappaland. E ho saputo che quella mappa è stata scopiazzata, eh? Ottimo. Ottimo ed abbondante, vuol dire che il presidentissimo ha fatto un ottimo lavoro. Gli faccio una bella scuccatella di mani, perché se la merita. Una grande scuccatella di mani. E tuz. Ovviamente sabato uscirà un nuovo episodio di Trader Life Simulator. Non vi anticipo nulla perché altrimenti non c'è sfizio. Ma ci sarà, impareremo anche un'altra cosa. E off camera, ovviamente, le cose me le cerco di studiarmele fra virgolette, per poi potervele riportare e non fare ulteriori gaffe. E beh, che quando si registra è bello, come dire, il bello è che si può tagliare, ma come fa Morino cerco di fare veramente pochissimi tagli. Infatti nell'ultimo episodio, siccome era un po' più lunghetto,
ho tagliato un pochettino, ma non tantissimo. Ho tolto un paio di minuti in totale su un video di una ventina di minuti, quindi metto in pausa e poi riprendo. Ovviamente i discorsi sono tutti fatti a braccetto, quindi tutto ciò che dico e faccio non è programmato, tranne ovviamente, cioè, quello che faccio è solo quello è programmato, poi il come lo faccio e mi sono reso conto che nel penultimo episodio che ho pubblicato ho fatto un po' un mezzo disastro su quegli scaffali. Comunque ci siamo. Vedo che la serie è molto apprezzata su YouTube, quindi ringrazio ancora naturalmente tutti quanti voi che mi scrivete e mi contattate su YouTube, perché la serie di Trader Life Simulator 2 vi sta piacendo, quindi i giochi no, è veramente particolare. Scogna Ero, questa mod è bella, però l'unica pecca è che è leggermente meno capiente di serbatoio rispetto alla New Holland, però ovviamente con i file XLM si può anche modificare la capienza, però diciamo che si perde un pochettino quella che è la parte reale e realistica di questo gioco e di questa moto, quindi non a caso non l'ho toccato. Però è fatta bene perché c'è lo scarico laterale, già mi stavo scordando che lo scarico scende laterale. Allora vediamo un po', mi sa che bisogna stare parecchio distanti, vediamo un po', prende, ok, vediamo se questa distanza è buona. Ok, siamo proprio al limite. Abbiamo pure quasi riempito il carrellino. Il problema è dopo, che il trattoriello non ce la fa. Eamus davantibus, avantus, avanti in marsh. Quarto filare? 1, 2, 3, 4 dovrebbe essere questa, sì. And so, hi everyone, welcome to this video. Thank you so much for watching this one. I hope that you are enjoying my contents. And don't forget to share, like the video, and leave a comment below, and don't forget to follow my channel, social media channels. Thank you, my friend, thank you. Ogni tanto mi ricordo anche di questo, faccio fin da giù. Attenzione, tanto si spara la possa. Arrivato a questo punto però sto pensando che mi conviene farmela tutti in retro. Vabbè, va. Questo mo arriva a metà filare, filo un filare e ci dobbiamo fermare. Ebbene sì. Salutiamo, ebbene sì, ebbene no. E scipollò. Ero. I was. E speriamo anche che in futuro Farming implementi anche quelli che sono gli strumenti di monitor, cioè
mettere anche lo stretto necessario, solo tipo la capienza, quanti litri di materiale sono stati caricati, renderlo un po' più realistico. Ci sono delle mod da modificare, insomma, ci sono dei modi per renderlo un po' più realistica, però diciamo che da questo punto di vista, visto quello che è costato Farming 22, insomma, mi sarei aspettato qualcosa di particolare rispetto al 19. Credo che le aspettative erano alte, almeno io parlo dalle mie, ecco, quindi mi sarei aspettato qualcosina in più. Sono rimasto leggermente amareggiato, un po' deluso, però diciamo che hanno soltanto, cioè, si sono basati, questo ovviamente dal mio punto di vista, hanno dato un po' più di grafica, quindi hanno reso leggermente più complesso il gioco, però dimenticandosi che ovviamente non tutti possono permettersi dei sistemi particolarmente performanti, per cui questa è una delle tante note stonate, però dobbiamo dire che la Giants ha poi rilasciato successivamente un sistema di settaggio grafico che rende più leggero il gioco. Infatti ho notato che ci sono stati alcune implementazioni che hanno permesso di far girare la grafica anche un po' più pesante in maniera più fluida. Ciò comunque, insomma, è qualcosa, però ribadisco il concetto, bisogna pensare, diciamo, non solo a chi ha macchine di fascia alta, ma a pensare anche che magari qualcuno, diciamo così, verga ha speso un bel po' di soldini per Farming, però magari non può farlo o non vuole, perché ha assemblato una macchina da poco e quindi deve durare un bel po'. Comunque, cari sviluppatori della Giants, naturalmente vi esorto a magari in futuro, come è stato fatto per Farming 19, a far sì che quando qualcuno acquista un season pass o cose del genere, abbia tutte, ok, dico tutte le mod incluse. Questa è un'altra cosa che, secondo il mio parere, quest'anno, come dire, la Giants ha un po' sottovalutato, perché uno acquista i season pass, si aspetta di avere un bel po' di mezzi. Sì, ci sono i mezzi, però voglio dire, poi la restante parte bisogna acquistarla, e credo che, insomma, spendere centinaia di euro, insomma, di questi periodi, ecco, credo che sia una spesa particolarmente, come dire, importante, ecco. Quindi mi auguro che la Giants, ovviamente, in futuro inizi un attimino a a ragionare dal punto di vista un po' meno, diciamo così, un po' per tutti, ecco. Quindi se acquistiamo un DLC o magari acquistiamo un season pass, magari in futuro mi auguro che la Giants possa rivedere
questa sua ultima scelta, sicuramente di marketing, ma che potrebbe poi influire sui prossimi, sulle prossime uscite, perché, come dire, sulla scia delle cose vecchie uno poi dice vabbè e mi fermo qui, ovvio, su. Allora ragazzuoli, approfitto ancora una volta per ringraziare naturalmente tutti quanti voi che siete venuti a farmi compagnia live su Twitch. Naturalmente amici di YouTube, vi aspetto qui nel mio canale Twitch. Come sempre faccio, ringrazio ancora una volta i moderatori, le moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che avete guardato questo video fino al termine. Quindi ringrazio i Piani Gaming, ringrazio la Zappa Storta per essere passata a salutarmi, ringrazio Moreno, ringrazio Ginevra, ringrazio Luciano 1978, Guerriera, grazie Guerriera che è passata a salutarmi, ringrazio Dennis, Moreno l'ho ringraziata, chi altro devo ringraziare? I Piani, Matt 8327, grazie ancora per il follow, benvenuto nel canale. Allora, direi che ci siamo, ok, allora vi lascio naturalmente con la sigla finale di Piani Bio. Come sempre vi ricordo, amici ed amiche, che nella descrizione dei video trovate i miei link per seguire i miei canali social, il link di Piani Bio. E quindi, grazie mille a tutti. Thank you so much. E stato buono a you. Grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.